Buongiorno, oggi è una giornata in famiglia, sia per il piatto sia per l'amico che è venuto a trovarmi, Federico. Sì, è domenica, no? Domenica. Ciao a tutti, eccomi qua. Ti ho invitato appunto in famiglia con un classico all'italiana che è l'arrosto. Abbiamo già spiegato come giovedì è gnocchi, venerdì è pesce, sabato trippa e domenica arrosto. Arrosto. E poi uno di quei piatti che può essere servito come piatto unico di portata, quindi unisce anche un po'... Certo, con le sue patate. Con le sue patate. Inizio a prepararlo, quindi arrosto, già legato, lo sigillo, quindi lo rosolo prima in casseruola, vado ad aggiungere l'olio. Mettiti di qui. Mi passo, bravo. Alzo bene la temperatura. Fuoco forte, sì. Oppure piastra al massimo, e un po' d'olio e basta. Un po' d'olio e basta, aggiungo tutte le verdure, bagno con del brodo. Se si vanno a vedere i banchetti romani, ad esempio, ma poi medievali, la carne arrostita è sempre stata d'appannaggio dei ricchi, la carne, il pezzo pregiato. Diciamo che perché si cuoce a un certo punto la carne? Per una questione energetica, puramente energetica. Cioè? Qualcuno si accorge che mangiare carne cotta dà più energia di mangiare carne cruda. Pare che siano più fruibili le proteine, mancano le vitamine ed è per questo che aggiungiamo ci sono le verdure. Carne cotta più energia, carne cruda meno energia, più stress. Ho aggiunto tutte le verdure, vado a inserire un po' di aromi, rosmarino, alloro, timo, poi brodo. Per avere una cottura più uniforme andiamo direttamente in forno a 200-210 gradi. L'arrosto di vitello lo tengo comunque dentro rosa, quindi non, certo, troppo, non certo, troppo cotto. Quindi su questo peso, che siamo intorno a un chilo scarso, va sui 40 minuti. Direttamente così? Così. Ma lo nappi? Ogni tanto lo controlli? Sì, bagno con un po' di brodo. Eccolo lì, lo lasciamo lì? Sì, così da solo. In pace. Ciao arrosto! Ciao! L'arrosto nel piatto, eccolo qua. Concludiamolo. Con le verdure, abbondanti. Belle croccanti, quindi le verdure hanno preso anche gli umori della carne. Sono rimaste anche belle intere, non si sono sfaldate troppo. Eccolo qua. Piatto sontuoso, importante della domenica. Sale, pepe, olio, tutto già a posto. Tutto regolato. E allora, buon appetito. Buon appetito.